Carissimi, nuovamente insieme alla parola del Signore. Oggi vi porterò in Isaia alcune parole. Isaia è considerato come fosse un Vangelo dell'Antico Testamento. E Isaia al capitolo 45 diceva: guai a colui che contesta il suo creatore. Egli, rotame tra i rotami di vasi di terra. L'argilla dirà forse a colui che la forma: ma che fai? Adunatevi, venite, avviciniamoci, accostiamoci tutti insieme, voi che siete scampati dalle nazioni. Non hanno intelletto, non capiscono quelli che portano il loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. E il Signore dice appunto: non sono io forse il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Dio giusto non c'è salvatore all'infuori di me. Volgetevi a me, guardate a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. È per me stesso che l'ho giurato, dice il Signore. È uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocato. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua mi presterà giuramento. Ebbene, Isaia ci ricorda e ci riporta molti anni prima che Gesù si manifestasse e venisse su questa terra che non c'era altro Salvatore se non in Dio stesso. Volgetevi, guardate a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra. Ancora prima che Gesù ce lo mettesse in maniera chiara e evidente nel dare ai suoi discepoli questo mandato di andare fino all'estremità della terra. Ecco, già Isaia richiamava tutte le estremità della terra. Ogni uomo, ogni donna che vive su questo pianeta ha diritto di avvicinarsi a Dio e di trovare in Dio la salvezza, la liberazione, la guarigione di cui ha bisogno. Ebbene, il Salmo 129 dice: molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù. Lo dica pure Israele: molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, eppure non hanno potuto vincermi. Ebbene, chi cerca il Signore, anche se passa situazioni difficili, Dio provvede sempre. E il Salmo 131 riprende un Salmo di Davide che quando dice: il mio cuore non è orgoglioso. E quando passi difficoltà, situazioni complicate, ebbene, impari affidarti di Dio. Il mio cuore non è orgoglioso, i miei occhi non sono alteri, non guardo dall'alto in basso, non penso di essere meglio degli altri, non aspiro a cose troppo grandi o troppo alte per me. In verità, l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sta sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Un bambino che non ha più bisogno del latte, ma ha ancora bisogno di riposarsi sul petto della madre. Ebbene, così è tranquilla l'anima mia in me. O Israele, spera nel Signore, ora e sempre. Ecco, questi richiami all'essere, al vivere e all'essere popolo del Signore. In questo tempo il Salmo 133 ci riporta quanto è buono, quanto è piacevole per i fratelli vivere insieme, come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne, e scende fino all'orlo dei suoi vestiti, come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato, ha stabilito ci sia benedizione e la vita per sempre. E allora volgetevi a me e siate salvati voi tutte le estremità della terra. Guardate a me e siate salvati. Queste sono le parole che Isaia esprime, ma che praticamente anticipa quello che il Signore ci diceva. Venite, incontriamo il Signore. Non sarà arrabbiato con noi, dice:
Venite, accostatevi tutti insieme. Voi che siete scampati alle mille tribolazioni, non hanno intelligenza quelli che portano un idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. E il Signore richiama: non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, un Dio giusto, un Dio che è capace di salvare. E allora vogliamo avvicinarci a Dio secondo la sua parola, secondo il suo spirito. È tempo di avvicinarci a Dio in spirito e verità. È tempo di credere e di continuare a credere. È tempo di affidarci al nostro Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato, chiamato il nome del Signore troverà salvezza. Ebbene, è la nostra occasione di vivere e di condividere questa grazia, perché non è solo per me, non è solo per un gruppo, ma è per tutti quelli che lo invocano, per tutti quelli che lo cercano. E avverrà in quel giorno, dice, che chiunque avrà invocato il nome del Signore troverà salvezza. Ecco, venite, incontriamo il Signore, venite e deponiamo tutte le nostre critiche, contestazioni. Guai a colui che contesta il suo creatore. Tante cose non le capisco, ma semplicemente mi fido di Dio. Semplicemente mi affido alla sua grazia, alla sua misericordia. Semplicemente so che la vita in questo corpo è un passaggio, ma la realtà che Dio ci dà è eterna. E allora, nell'attesa della manifestazione di quel che saremo, serviamo Dio con umiltà nel nostro corpo. E come dice questo salmo, il mio cuore non è orgoglioso. I miei occhi non guardano dall'alto in basso e non cerco cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità, ho calmato, acquietato la mia anima come un bimbo che, pur essendo divezzato, gode nel stare in braccio alla sua mamma. E così è tranquilla l'anima mia in me. Sì, spera nel Signore, confida nel Signore, fidati di Dio e vedrai la sua gloria ogni giorno della tua vita, per essere poi sempre insieme nell'eternità.